Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal percorso, il percorso che ogni giorno i pellegrini fanno per visitare i luoghi dove ha vissuto Padre Pio, il percorso che Padre Pio faceva ogni giorno dalla sua cella per andare in chiesa o per andare a confessare, per andare anche al refettorio e poi ritornare. Questo era un luogo di passaggio perché qui i fedeli, i pellegrini, i suoi figli spirituali si fermavano proprio per avere una possibilità di incontro. Lo abbiamo raccontato tante volte. In questa giornata vogliamo raccontarvi anche un grande dolore, una grande sofferenza di Padre Pio. Lo scrive lui nel suo epistolario, quando scrive una lettera a Padre Benedetto. Ecco, nel suo epistolario, perché l'epistolario, il volume numero 1, raccoglie tutte le lettere indirizzate ai direttori spirituali. Ecco, un grande dolore, una grande bugia. Padre Pio teme di aver detto una grande bugia al Signore. Col sangue agli occhi vi scrivo la presente, scrive al suo padre provinciale. Sappia, Padre mio, che giorni or sono ho avuto il coraggio nuovamente di offendere Gesù con una bugia. Mio Dio, che vergogna. Ed ho il coraggio, Padre, di accusare gli altri mentre io sono il peggiore di tutti. Ora sì che mi riconosco veramente per il più indegno di tutte le miserabili creature. E se sapesse quanti spaventi mi vanno muovendo e mi va muovendo il nemico per questo peccato. Scrive ancora Padre Pio, ma viva sempre la misericordia di Gesù. Padre Pio si era anche avuto modo di parlare, colloquiare col suo confessore. Dice: il confessore mi assicura che al più ho peccato venialmente, ma che mi importa se in ogni modo ho fatto piangere Gesù? Beh, anch'io quando ho letto questa lettera ero quasi incuriosito del peccato, ecco, di questa grande bugia di Padre Pio. E poi lui continua: e se a Gesù dispiace sommamente l'offesa che gli viene fatta da ogni fedele, molto più gli dispiace l'offesa fattagli da un sacerdote, da uno come me. Glielo dico a Gesù che non voglio fare più peccati, ma se lui non sostiene la mia debolezza, alla prima occasione mi dimostrerò quale sempre sono stato. E scrive Padre Pio: gli ho detto di amarlo sempre, ma lei sa quanto sono inclinato al male. Mi aiuti, Padre mio, a scontare questa nuova offesa fatta a Gesù. Questa era la bugia di Padre Pio. Povero Gesù, da me nuovamente offeso. Il mio cuore è tanto duro che non sa commuoversi come si dovrebbe al pensare alle offese che ho fatto a Gesù. Ma quanto so e posso, voglio pentirmene, dica a Gesù subito che non ricusi il mio dolore. Sebbene spero nella divina misericordia, Padre mio, tremo e tremo assai, per questo ho pianto in silenzio. Sono state lacrime di dolore, nello stesso tempo di una grande felicità per me. Intanto Gesù, Gesù stesso è sempre con me e non si vergogna di esservi ancora, poiché egli continua a manifestarsi in me con tutti gli splendori del suo cuore, con la prodigiosa espansione del suo amore paterno. E poi Padre Pio conclude: considerando l'amore di Gesù da una parte, la mia ingratitudine dall'altra, vorrei, Padre mio, dire a Gesù che se io non gli posso corrispondere nell'amore, lasci pure di amarmi. Solo in questo modo sembrami di essere meno colpevole. Ma se Gesù non mi ama, che ne sarà di me? Io non amare Gesù e Gesù non amare più me. Questa è una cosa troppo spaventevole per me e perciò mi fa pregare sempre Gesù che prosegua pure ad amarmi, e ci pensa lui a me, se non mi riesce di amarlo quanto merita.